Ciao amici, benvenuti nella mia cucina, la cucina di aglio, olio e porcino, un funghetto in cucina. Oggi prepariamo una torta veramente sfiziosa, una torta bella, simpatica, ma anche e soprattutto molto molto gustosa. Stiamo parlando della green cake, ossia la torta verde. La torta verde che prende appunto il colore da proprio loro, gli spinaci. E adesso andiamo a vedere come si prepara. Come prima cosa dovete lavare e praticamente pulire gli spinaci. Io l'ho già fatto, adesso vado a metterli all'interno di una padella, di una wok, con un goccino di acqua. Dopodiché li andiamo a strizzare e frullare, ma il procedimento lo vedremo dopo. Nel frattempo prendiamo una boule e andiamo a frullare le nostre uova e il nostro zucchero. Gli spinaci sono pronti. Se volete che venga un colore bello intenso, fate come ho fatto io, mettete del ghiaccio per creare lo shock termico. Dopodiché prendete, strizzate bene bene. Adesso andiamo a frullarle subito con l'olio. Adesso aggiungiamo i nostri spinaci frullati. Andiamo subito a mettere la nostra farina. Andiamo ad aggiungere anche la vaniglia, l'estratto di vaniglia. Perfetto, andiamo a metterla in forno a 180 gradi, forno statico, per circa 40-45 minuti. Ecco qua la nostra torta. Non preoccupatevi se si taglia così, se si spezza, tanto poi quando andremo ad assemblarla vedrete che non si vedrà praticamente niente. Adesso facciamola raffreddare, dopodiché la tagliamo in tre dischi, tre parti uguali. Nel frattempo ho messo a cuocere i frutti di bosco, così da creare uno sciroppo, ma non l'ho fatti proprio bollire tantissimo, massimo 5 minuti. Adesso andiamo a tagliarla in tre dischi, in tre parti uguali. Una volta tagliata la nostra torta, andiamo a montare la panna. Adesso, come stavo facendo, prendiamo un po' di pan di spagna e sbricioliamolo dentro la ciotola. Questo ci servirà per la guarnizione finale. Lo spargiamo il primo strato con i frutti di bosco.